Allora, Encanto per me è stata una sfida, perché ho dovuto doppiare e cantare anche, quindi mamma mia, ecco, il doppiaggio devo dire è tanto difficile, ma anche cantare sulla persona che si muove, perché chiaramente a me Virginia, insomma, che mi indicava, ecco, cantare su su un movimento di una persona, chiaramente questo è molto più facile, perché io su Isabella, ecco, dovevo interpretare il fatto che lei stesse arrampicandosi su un albero e chiaramente non posso cantare la la la, devo cantare tutta così e quindi si deve arrampicare, quindi una fatica col diaframma, dico oddio, ho chiamato mia mamma è cantante lirica, è soprano, e mi ha detto Diana, allora fai così l'impostazione, trova spazio e il diaframma, insomma un casino, però sono stata contenta perché caspita, è stato bello e devo dire che sono molto fiera. Io di solito mi critico tantissimo, non mi piaccio mai. E invece, ecco, in Encanto mi sono piaciuta molto, qui pure, perché, vabbè, qui ecco, sono proprio nel mio, no? Quindi dolcezza, la voce poi chiaramente, ecco, falsettata un po', no? Quindi falsetto, aria in mezzo alle corde, oddio, scusate, sto parlando di cose tecniche magari, però ecco, insomma, sì, quando si vuole avere un effetto un po' più dolce, si deve mettere l'aria nelle corde, vabbè, insomma, il falsetto chiamato così, e quindi sì, mi sono molto divertita, e beh, ripeto, è una cosa è molto più facile. Però sì, e mi sono trovata bene, certo che sì. Allora, noi ti ringraziamo.